Sindaco, com'è andata? Beh, credo che sia andata molto bene, posso dire, perché il sottosegretario ha registrato, credo, la validità delle nostre aspirazioni legate alle nostre esigenze. Quindi si è coniugato il valore dell'ambizione col valore della necessità. Quindi sono stati discussi i problemi delle precondizioni perché Matera possa diventare europea, quindi il rallentamento dei vincoli di spesa, la necessità di rafforzare la struttura progettuale del comune e nello stesso tempo il punto nodale, abbiamo parlato delle zone economiche speciali. Perché io ho precisato, e questo il sottosegretario è stato d'accordo, che se costruiamo una città europea con tutti i vantaggi di qualità sociale e di qualità urbana e non abbiamo poi un'economia che nel futuro sostenga questa qualità urbana, dobbiamo poi diventare i corrieri supplicanti romani per chiedere i contributi statali. Quindi la esigenza che si incardina il valore dell'economia, dello sviluppo, del progresso nella città è la condizione perché la città possa continuare dopo il 2019 a essere una città europea. Questa cosa ha colpito molto il sottosegretario e ritiene che all'interno di quelli che saranno i rapporti con la Unione Europea, che è quella che poi definisce la localizzazione di queste zone economiche speciali, ci sarà un posto di attenzione per la città di Matera. Poi abbiamo parlato di altro, abbiamo parlato della necessità di risorse per la 771, per il completamento del Rioni Sas e i problemi delle infrastrutture. E abbiamo trovato, diciamo, l'occasione del suo atterraggio a Gioia del Colle nell'aeroporto militare per fargli comprendere che una strada da Gioia del Colle a Matera sia necessaria. Lui ha detto che ha percorso la vecchia strada, che è una strada bella e lenta, ma io ho detto che la lentezza non è un lusso che dobbiamo inseguire. Noi abbiamo le necessità delle rapidità dei collegamenti e soprattutto quella strada è necessaria per una città che, non avendo Ferrovie dello Stato e c'ha un casello autostradale a 28 km, non può avere così il lusso questa volta di ignorare una tale opportunità. Per il resto abbiamo parlato degli scenari meridionali e del ruolo che la città dovrà avere come modello e come esempio. E abbiamo trovato grande attenzione, credo anche molta sorpresa, perché discorsi sul valore del mezzogiorno e sulla possibilità di esprimere un mezzogiorno che funziona e che non indulge nella retorica della rassegnazione e delle pretese, ma delle proposte progettuali e dei disegni e delle visioni del futuro, è stato un elemento che ha scosso il sottosegretario e lo ha reso, diciamo, partecipe attivo e convinto di questo incontro, che ovviamente è un primo passo per poter costruire con incontri tecnici che si faranno a Roma la strategia di questo futuro che noi speriamo di costruire per la città.